Rieccoci in diretta amici, 18:46, do il benvenuto a Marco Pacione. Buonasera Marco. Carissimo, buonasera, buonasera a tutti dagli ascoltatori. Senti, l'anno scorso ti lamentavi perché ti chiamavo sempre nei momenti in cui poi bisognava parlare dopo qualche periodo nero, ma quest'anno manco ci riesco perché Chievo va talmente bene. Di fatto. Sono felice di parlare in una giornata, insomma, dove tutti siamo felici e sollevati delle prestazioni della squadra. Allora, che cosa ha questa squadra per giocare così bene, per divertire, per entusiasmare? Io ricordo, ogni tanto te lo dico, no? Quella sera in cui siamo tornati da Roma, fu l'ultima partita di Corini, e oggi è tutto un altro Chievo, tutta un'altra storia. Beh, insomma, la squadra per tutto l'anno ha dimostrato, insomma, di essere molto compatta, una squadra solida, una squadra ostica da affrontare, è una squadra allenata molto bene, gestita bene, che sta dimostrando tutto il proprio valore. La nostra è anche una squadra esperta che nei momenti, in alcuni momenti di flessione così, di forma, è riuscita a gestire anche è riuscita a gestire quei momenti anche bene, quindi direi che stiamo facendo un grandissimo campionato e questo va a merito di tutto l'ambiente, dei ragazzi, del mister, dello staff tecnico e di tutto il Chievo Verona, quindi direi che siamo molto molto contenti. Ricordo che Marco Pacione è in diretta, quindi 349 49 80 763 per fare le vostre domande. C'è quella di Fausto che dice: caro Marco, vorrei chiederti qual è la vera ricetta di questo Chievo rispetto agli anni precedenti. Ma la ricetta, non c'è mai una ricetta. C'è il lavoro, c'è grande lavoro, c'è il Chievo ormai. Penso che è una società che ormai sa quello che vuole, sa come comportarsi in certi momenti, chiunque in qualsiasi ruolo riesce sempre a dare il meglio di sé e quindi si ottengono risultati che a volte sembrano quasi insperati. Quest'anno è un'annata eccezionale sotto tutti i punti di vista, quindi questo va a merito di tutti quelli che in qualche modo lavorano in questa società e tutti noi siamo orgogliosi di quello che è stato fatto e di quello che si farà, perché non è ancora finito il campionato, abbiamo superato i 40 punti, ma c'è ancora del tempo per divertirsi. Sì, c'è questo nostro ascoltatore Gianluca che aveva pronosticato qualche mese fa il fatto che il Chievo arriverà a 50 punti e non ci siamo distanti. Beh, lo speriamo e se ci divertiamo come ieri, dove abbiamo visto la netta differenza tra noi e il Palermo, insomma è stata una partita giocata molto bene a senso unico, una partita dove il Palermo non aveva scampo, c'era questa sensazione in campo e così è stato. C'è il messaggio di Alessandro che dice: ho sentito dire alla TV da un commentatore che il Chievo sta facendo bottino pieno pur non avendo grandi giocatori, non è che non si siano accorti di quanto invece sia forte questo gruppo? Beh, come al solito è come al solito, noi abbiamo invece abbiamo giocatori importanti, questo va a merito anche del direttore sportivo che è stato molto bravo ad assemblare una squadra importante, fatta di giocatori importanti, e bisogna dare il giusto merito a loro, ed è allenata da un allenatore importante, perché Maran sta facendo con il suo staff tecnico stanno facendo un grande lavoro, sono stati molto bravi, questa squadra ha un'impronta
è difficilissima da affrontare, a detta di tutti gli altri, di tanti allenatori che incontriamo, di tanti dirigenti che incontriamo, quindi direi che invece il Chievo ha dei protagonisti molto importanti e noi dobbiamo essere grati a loro per quello che ci stanno facendo vedere. C'è il messaggio di Giorgio che ti chiede se vedremo presto Mariano Izco in campo secondo te. Mariano Izco sta molto meglio, siamo domenica è rientrato nello spogliatoio, era molto sorridente, è stato un lavoro di recupero molto lungo il suo, perché sono infortuni comunque, perché per un calciatore sono infortuni abbastanza pesanti, però l'ho visto con lo spirito giusto e presto sono convinto che riavremo il Mariano Izco che abbiamo ammirato sul terreno di gioco. Due concetti nel messaggio di Mick che dice: vittoria netta contro il Palermo che vedo in B insieme a Dellas Verona e Frosinone, e poi spero che il Chievo mantenga questo assetto nei prossimi anni. Cominciamo dalla seconda. Sì. Dalla seconda, beh, dobbiamo, questa è una domanda, è una, cioè una considerazione che va trasmessa al presidente, che comunque è sempre l'artefice di tutto, al di là dei protagonisti, di tutti quelli che lavorano nel Chievo, insomma va dato atto e merito al presidente di aver messo in piedi un qualcosa di veramente incredibile, perché siamo qui a parlare di una società di provincia che negli ultimi 16 anni ha fatto 15 anni in Serie A, e ti dico la verità, tutti quelli che ci incontrano, tutti quelli che vengono al Bentegodi ci fanno tantissimi complimenti, e quindi e noi siamo molto felici ed orgogliosi e soddisfatti di questo. La prima domanda, scusami Massimo. La prima domanda, aspetta, perché cioè, diceva che vede in B Palermo, Verona e Frosinone. Ah, ecco. Per quanto riguarda il Palermo, io sarei molto preoccupato, in effetti, perché ho visto una squadra in difficoltà, una squadra che si è sciolta nel secondo tempo, e una squadra composta da tanti stranieri, quindi un po' disunita. Ho visto un grande giocatore, che è Vasquez. E poi ho visto tanti giocatori che in questo momento sono, che gli girano attorno, che in questo momento sono in grave difficoltà. Quindi in questo momento io, se fossi un dirigente del Palermo, sarei molto preoccupato e darei qualche chance in più a squadre come Carpi e Frosinone, che potrebbero avere dei giocatori che possono dare sicuramente il massimo in questo momento. Erika dice: hai fatto tanti complimenti al presidente, ma non nasconderti, perché sei storia del Chievo anche tu. Io vi domando quanto competenti di calcio siete rispetto alla umiltà che dimostrate. No, ma io vi ringrazio. Io sì, sono un uomo del Chievo, sono orgoglioso di dire che sono un uomo del Chievo ormai da 21 anni e sono felice di essere qui, ma so qual è il mio ruolo, insomma, un ruolo sicuramente di secondo piano. Amo fare il mio lavoro, sono felice di far parte di questa magnifica squadra, e ringrazio il presidente per questo, e soprattutto ringrazio anche il papà del presidente, che per la prima volta mi ha fatto arrivare al Chievo, mi ha dato la possibilità di entrare al Chievo. E però, insomma, i meriti è giusto che se li prendano i grandi protagonisti, quindi il presidente, Nember, il mister, il suo staff e la squadra.
E quindi Marco Vaccione si è nascosto un'altra volta. Ciao Marco, quest'estate dobbiamo... Ciao Marco, quest'estate grazie. Dobbiamo aspettarci qualche colpaccio oltre alle conferme di tutti, come un segnale che il Chievo vuole iniziare un nuovo corso con qualche obiettivo in più della salvezza? Ma noi adesso, in questo momento, io direi che ci dobbiamo godere questo finale di campionato, perché la squadra sta giocando bene, sta bene, siamo tutti liberi mentalmente e quindi è giusto spingere sull'acceleratore fino alla fine. E dobbiamo onorare tutta una serie di gare che sono importanti e che ci possono dare un finale di stagione esaltante. E poi sono sicuro che il direttore sportivo e il presidente sono già al lavoro per preparare un'altra stagione importante del Chievo, ma questo si farà più avanti. Paolo si preoccupa dicendo: ma riusciremo a tenerci stretto Maran visto il pressing di Lazio, Genoa, Udine? Beh, l'importante è avere protagonisti, giocatori, allenatori che sono seguiti anche dalle altre squadre, vuol dire che il lavoro fatto è un lavoro importante, sempre importante, e il Chievo in questo, insomma, ci ha sempre visto alla grande, e poi si vedrà, insomma. Quindi io spero, sono convinto che stiamo così aprendo un ciclo, e quindi spero che possano rimanere tutti al Chievo, ma questa è la speranza di ogni protagonista, di chi fa parte di questa società, spera sempre di trattenere i giocatori e gli allenatori importanti nella propria società. Marco dice: nelle prossime giornate di campionato 5 partite su 7 sono contro squadre che sono sotto di noi. Troveranno un po' più di spazio Mpoku e Floro Flores, che devono ancora dimostrare il loro valore? Beh, io lo spero perché è il momento anche giusto per vederli all'opera, e sicuramente il mister è molto attento anche su questo. È un finale che ci può permettere di vedere anche dei giocatori che magari non hanno avuto lo spazio nella prima metà del campionato. Ultima battuta, Marco, perché fra 2 giorni c'è il gran galà del Chievo, questo abbraccio dei tifosi con la squadra, e credo che sia un momento davvero indicatissimo per farlo. Eh sì, infatti siamo molto felici, perché questa serata viene nel momento più giusto, più indicato, è un momento in cui possiamo festeggiare tutti assieme questa straordinaria stagione. Quindi, insomma, appuntamento a tutti a mercoledì sera al Palariso di Isola della Scala, così per una serata di festeggiamenti, ce lo meritiamo tutti. Certo, grazie Marco, ciao, buona serata. Grazie Massimo, buona serata a te, ciao. Sono le 19, quindi diamo la linea alla regia per le news e tutti gli altri inserti previsti. Grazie ovviamente al buon Marco Pacione. Sta arrivando ancora qualche messaggio, ma purtroppo abbiamo i tempi. Ciao Marco, per te potrebbe venire Papu Gomez a Chievo, diceva questo messaggio. Chiaramente sarà un po' difficile rispondere a questa domanda per Marco, però insomma, diciamo che ha detto una cosa importante Marco. Secondo me si sta aprendo un ciclo. Credo che questa sia la frase che testimonia questo suo intervento. Bene, regia, e poi torniamo con voi.